Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico LP2200. Siamo qui oggi su Rammus 40.000 Storm of Vengeance. Nuova missione, ora dobbiamo combattere gli orchi. Siamo alla fine del nono giorno e iniziamo subito alla grande. Allora, aspettiamo il nostro marine tattico. Dai, vai, tutto bello, spavaldo. No, questo qua voglio, lo Storm Reaver. Lo Storm Raven, perché questi bastardi hanno si sono potenziati, hanno messo quelli con gli artigli. Per il chilo che sei più duro tu. Però si cominciano già a mandarne due alla volta. Sti fetenti. Eccolo lì, me l'ha ammazzato. Ma dai! Sti fetenti. Allora, io tiro giù un'altra di queste qua, almeno ho subito i marine tattici a disposizione. Madonna, quanto durerà sta battaglia. Ok, siamo riusciti a superare il posto, il momento critico, stiamo avanzando. Me lo faccio vedere. Scusate, ma mi sono dimenticato di farvi che sto attaccando dal basso perché in alto c'è una di quelle torrette maledette che mi farebbe a pezzi facilmente l'unità. Ok, abbiamo sfondato dal basso. Ecco, muorici. Adesso stiamo attaccando qua nell'altro, ragazzi, scusate ma mi devo spostare io ogni tanto così per farvi vedere bene. Intanto li abbiamo inchiodati noi finalmente al muro, rispetto alla situazione iniziale che sembrava critica, alla fine l'abbiamo superata. E mando un'altra incursione di marine tattici e marine dello Storm Reaver, marine col jetpack. Ok, superata. Annulla. Allora, intanto andiamo qua, gli insegniamo i fucili al plasma.
Le pistole al plasma, quelli, gli assalta da quelli dello Storm River. E no, sti, non riusciamo a farli fare il cannone al plasma. Vabbè, pure fa niente. Allora. Ragazzi, no, vediamo se riusciamo a fare anche questo qua. Allora, uno. Allora, aspettiamo di salire con la cosa per almeno schierare due marine tattici. Ok, via. E qua Storm Riven. Attacco ancora in basso, ragazzi, perché la torretta è posizionata in un modo tale da darmi piuttosto fastidio. Allora, via, questo qua col jetpack. Mettiamoli qua, almeno riusciranno a dare una mano a due conigli, due marine tattici. Ok, ucciso. Ma sì, dai, a uno gli insegniamo i fucili al plasma. Uccidete quell'orco, uccidete quell'orco! Ok, ho pronto anche il marine con il fucile al plasma. Non lo direte adesso che c'è quella cosa azzurra in mano, quella del fucile al plasma. Non sparerà raffiche di tre colpi, ma sparerà un colpo singolo, però vedete che male che fa. Cioè, quelli piccolini tenete conto che gli one shot, eh. O quasi. No, cioè. Gli one shot no, però gli fa un botto di male. Ok, quell'orco sta per cadere. Ecco, avete visto la nuova esecuzione, a differenza di quello col fucile a plasma che lo buttava per terra e poi lo mitragliava. Questo qua lo butta per terra, aspetta che si rialza e gli spara un headshot. Tanto mi sta rompendo i coglioni parecchio quella torre lì. Ma lo sapevo che andava a finire così, che mi rompeva le balle. Mandiamo un'altra incursione. Boom! Cioè, è una potenza incredibile quel soldato con il fucile al plasma. Vai! Fatto! Sergente, nel fratello Boris, gli orchi hanno aperto una breccia nella catacomba e ci stiamo raggruppando per preparare una controffensiva. Dopo aver visto la vostra posizione, consiglio la stessa strategia. No, noi siamo gli Adeptus Artes, non ci ritiriamo. Le nostre vite andranno perdute troppo facilmente, mi rifiuto di dare ai Pelle Verde questa soddisfazione. Se sopravviverò, mi consegnerò alle celle dei penitenti, ma per ora il mio squadrone deve ripiegare. Va bene. Allora, vediamo se riusciamo a insegnare i cannoni. No. Va bene, ragazzi. Termino con questo video per oggi su Warhammer 40.000. Può finire qua. Noi ci rivediamo domani su in un altro video. Ciao a tutti, ragazzi. Ah, ultima cosa.
Ultima cosa. Voglio chiedervi, ma se noi, per esempio, quando finiremo il gioco, perché se lo finiremo, volete una nuova campagna di questo gioco giocata con gli orchi o una nuova con i marine? Perché se ne volete una nuova con i marine, ragazzi, andrei queste qua io, le guardie imperiali. Perché dovrebbe essere molto più rapidi e veloci rispetto a quelle precedenti. Allora, ragazzi, non divago oltre. Sì, ok, chiuso. Vabbè, ok, va bene così. Giusto per darvi due chiacchiere. Se il video per oggi, ragazzi, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e un commento. E un'altra cosa. Una volta che avremo terminato dall'altra parte Resident Evil e Halo 1, non inizieremo Skyrim, ma molto probabilmente inizieremo Warhammer Space Marine. Detto questo, votate, commentate e al prossimo video. Ciao a tutti!